prima vittoria consecutiva casalinga per la Granarolo, che batte 89-85 la Consult Invest. E il successo numero 62 delle Vunere contro Pesaro su 70 precedenti in Emilia. Bologna non perde a domicilio contro la VL da 7 gare, o se preferite dal 2008. Per i marchigiani è la quinta sconfitta di fila, la sesta nelle recenti 7 gare. Si allunga a 3 incontri la striscia negativa esterna degli uomini di Paolini. Ottima la partenza dei viaggianti. Loran, 15 punti con 7 su 7 dal campo a metà gara, era imprendibile per la retroguardia di casa. Più 9 dopo 8 minuti per i viaggianti. Se le palle perse dei Felsinei, White e Mazzola, 21 punti in tandem al 20esimo, guidavano la reazione della Granarolo. Break di 25 a 15 in 10 minuti e situazione di punteggio capovolta, 36 a 37 all'intervallo lungo. Più 7 al rimbalzo per Bologna, ma anche 9 palle perse. Nella ripresa a White e Mazzola rispondeva un sontuoso Loran, parità al 27esimo. Poi saliva in cattedra Ray e la Virtus saliva prima sul più 5 al 30esimo e poi sul più 11 al 32esimo, dopo un parziale di 11-0. Musso e Judge non ci stavano. Pesaro rientrava a meno 3 al 36esimo. Decisivi nel finale i canestri di un fantastico Ray, 16 punti negli ultimi 11 minuti, 19 totali, e di Fontecchio, 11 su 19 da 3, 44 rimbalzi per le Vunere, contro il 7 su 24 e 34 palloni catturati degli avversari, 18 punti con 7 su 8 al tiro, 11 rimbalzi e 26 di valutazione per Mazzola, 16 e 6 falli subiti per White. Dall'altro lato, 23 punti con 9 su 12 da 2 e 9 palloni arpionati per Loran, 18 e 8 assist per Musso, 16 e 8 rimbalzi per Ross, 14 e 6 falli subiti per White. In classifica la Granarolo sale a 26 punti, la Consult Invest resta a 14.